Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Torniamo a parlare del progetto Sei nel posto giusto e parliamo di un'attività con oltre 700 ragazzi che si è tenuta qualche giorno fa, Allenarsi al futuro insieme ai campioni dello sport. Andiamo a capire di che cosa si tratta e soprattutto il grande successo di questo progetto insieme al sindaco di Nogara, Flavio Pasini. Sì, oggi i protagonisti veri sono i ragazzi che devono studiare, devono apprendere, devono usare la scuola come una palestra che li preparerà alla vita lavorativa. Abbiamo due ospiti di eccezione che sono appunto Fabio Caressa e Jack Sentini e li ringraziamo appunto per la loro disponibilità. E la preparazione al lavoro è un qualcosa di importante, è un qualcosa che la scuola deve appunto formare. E quindi avere due persone che sono riuscite nella vita, nel mondo dello sport, che hanno fatto sacrifici, si sono allenate e magari anche qualcuno è caduto e poi si è rialzato, è comunque un qualcosa di importante che bisogna apprendere. Quindi è una giornata formativa, una giornata, come abbiamo detto, dedicata ai giovani. I giovani sono tantissimi, sono quasi 700 con 33 classi di 4 istituti e quindi auguriamo loro una buona giornata di apprendimento. Un grande successo, Sei nel posto giusto, ne abbiamo parlato insieme all'assessore al commercio Francesca Forigo. Un grandissimo successo questa mattina durante la call, il webinar con gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole della pianura veronese, e i due sportivi che sono Fabio Caressa e Giacomo Sentini, che hanno potuto incontrare appunto i nostri ragazzi e dare la possibilità a loro di dare suggerimenti e spunti per come allenarsi, per avere una carriera lavorativa ma anche sportiva, perché avrà la fortuna di fare dello sport il suo lavoro e quindi crescere professionalmente una volta diventati grandi, come si dice per i ragazzini. Ma inoltre Sei nel posto giusto non è un appuntamento dedicato, un'iniziativa dedicata solo ai giovani, ma anche alle aziende del territorio, dei comuni, 17 comuni che hanno aderito al nostro progetto, agli insegnanti, alle famiglie di questi ragazzi. È un progetto che cresce in anno sempre di più. Quest'anno le aziende che hanno creduto nel nostro progetto sono state ben 23 e contiamo per questo motivo di portarlo anche nel prossimo anno. Si chiama Giacomo Sentini, campione dello sport e grande amico di Sei nel posto giusto. L'abbiamo incontrato per voi per farci raccontare il suo impegno a favore dei ragazzi e soprattutto della formazione. Bellissimo, è sempre stupendo incontrare i ragazzi e le ragazze delle scuole, soprattutto in questa fascia di età, no? Quarta, quinta superiore, che si stanno avvicinando al mondo dei grandi, al mondo della professione, e quindi è tanto gratificante riuscire a confrontarsi con loro e allo stesso tempo provare a dare ancora più strumenti a loro grazie alla condivisione delle nostre esperienze. Come dicevamo all'inizio, non per insegnargli qualcosa, ma per raccontare ciò che noi abbiamo imparato. Tu hai imparato sicuramente sul campo, come si dice, perché da uomo di sport poi hai cominciato un'altra attività. Quanto ti è stato utile il tuo impegno sportivo poi per realizzare questa nuova professione, questa nuova attività? Moltissimo, perché guarda, io credo che qualsiasi cosa nella vita in cui noi ci impegniamo in maniera profonda ci insegna tanto, ok? Perché impari il metodo con cui puoi fare bene le cose, impari degli altri metodi di lavoro perché ti confronti con gli altri, quindi con professionisti o comunque persone di alto livello, impari che tantissime cose dipendono da te, ok? E che ci vuole una forte responsabilità individuale per fare qualsiasi cosa fatta bene, e ci sono anche tante cose che impari che non dipendono da te, e quindi impari anche ad accettare il fatto che ogni tanto si perde, che ogni tanto si arriva secondi, che qualche volta si può essere protagonisti e qualche volta è meglio essere al servizio, che non tutto ciò che vogliamo accade, ma che a volte dobbiamo anche capire come stare in delle situazioni che non sono proprio perfettamente come speravamo che fossero. E ecco, si imparano tantissime cose. Io nello sport ho imparato tanto, non penso che sia l'unico ambito da cui si possa imparare. Io ho avuto quella, diciamo, come scuola di formazione molto forte, e tutto quello che ho imparato in quell'ambiente io oggi lo riporto nella mia nuova sfida professionale, che è una sfida in una multinazionale. Non c'entra niente con, diciamo, il mondo dello sport giocato, però è comunque
diciamo, dove ritrovo comunque tantissime dinamiche che ho ritrovato anche nella mia carriera da sportivo. Ecco, non sempre tutto fila liscio nella vita, no? Si può cadere, ci si può rialzare, ci si deve rialzare. Quanti ragazzi adesso sono allenati a questo tipo di approccio, cioè l'affrontare le difficoltà? Allora, intanto è molto difficile allenarsi se non affrontandole, no? Purtroppo la vita ci mette davanti diverse sfide, anche molto pesanti qualche volta, e non c'è proprio un libretto delle istruzioni per arrivare a quei momenti. A me è successo con la malattia, è successo con un grave lutto che ha colpito la mia famiglia 3 anni fa, quindi ci sono delle situazioni a cui non si è assolutamente preparati e che alle volte arrivano, no? Può essere una relazione che va male, può essere un lutto, come dicevo, può essere la perdita di un lavoro, poi vediamo, no, quante storie brutte ci sono nel mondo. Io penso che sia importantissimo crearsi una rete di relazioni importanti, cioè avere vicino le persone giuste quando ti capita qualche cosa è già un bel passo in avanti. Poi bisogna lavorare su se stessi e, diciamo, avere l'umiltà di sapere che bisogna anche saper accettare alcune situazioni che magari non, sicuramente non ci meritiamo, però a volte capitano, no? E questo ci aiuta tanto a non sentirci più sfortunati del dovuto, a non sentirci vittime, perché nel momento in cui ti senti una vittima poi non ti dai da fare, non riesci a muoverti, sei sopraffatto da quello che ti accade. Ecco, avere relazioni di qualità, diciamo, e averle pronte nei momenti in cui ti succede qualcosa di difficile, e allo stesso tempo cercare di lavorare su se stessi, sulla propria umiltà, sulla propria modestia, è una cosa molto importante, perché così quando poi ci capita qualche cosa abbiamo le risorse per poterlo affrontare. Jack, sei nel posto giusto, con voi da anni collabora ovviamente, ma il vostro supporto non finisce qui, perché nelle prossime settimane saranno online anche i vostri tutorial. Che cosa, che insegnamento, che supporto daranno alle famiglie? Allora, intanto per Randstad è un grande onore far parte di questa famiglia di Sei nel posto giusto, perché ormai dopo tutti questi anni è veramente una famiglia, e siamo contentissimi e felicissimi di poter dare il nostro contributo e di continuare ad essere coinvolti, perché ci teniamo tanto. Contributo di ogni genere, ok? Nel senso che un po' di competenza, un po' di ascolto, un po' di possibilità di aiutare le persone anche a vedere diversi problemi e diverse opportunità anche da punti di vista differenti. Quindi più che altro generare anche domande nelle persone, ok? Perché io ho avuto tanti allenatori, ma gli allenatori più bravi che ho avuto erano quelli che ci facevano le domande giuste, o meglio, che ci portavano a farci le domande giuste. Non è per forza che noi o le persone in generale hanno bisogno sempre di risposte. Qualche volta abbiamo anche bisogno di essere educati a farci la domanda giusta. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi. Dedicati ai tuoi occhi, la tua squadra, la tua scelta. A Verona, Benetti Ottica, da sempre. Giornalista sportivo, telecronista e anche TikToker, Fabio Caressa è stato il protagonista del progetto Allenarsi al Futuro, dedicato a Sei nel posto giusto. L'abbiamo incontrato per voi per farci raccontare quello che è stata la sua esperienza insieme ai 700 ragazzi presenti, per ascoltarlo. Allora, è stata un'esperienza bellissima, devo dire la verità, sono arrivate un sacco di domande e questo mi ha fatto molto piacere. È una generazione attenta al sociale, per esempio, è una generazione avanti rispetto alla mia su tante cose, è una generazione però anche un po' fragile su altre, e quindi mi è piaciuto cercare di infondere loro un po' di coraggio, perché noi abbiamo bisogno di loro e della loro forza per il cambiamento di questo paese in particolare. E spesso questo viene dimenticato, l'Italia non è un paese per giovani, lo diciamo da tanto tempo, ma deve diventarlo, e per diventarlo c'è bisogno del loro apporto e del loro coraggio, soprattutto il coraggio di cambiare le cose.
Fabio, tu sei giornalista, commentatore sportivo, insomma sei anche un noto TikToker adesso, ma com'è che ti sei avvicinato? YouTuber e TikToker, com'è che ti sei avvicinato adesso anche a questa attività dove dialoghi spessissimo con i ragazzi giovanissimi? Perché l'hai scelto? Per questo, perché mi sono accorto che gli altri mezzi di comunicazione incominciano ad avere un loro pubblico che li segue, ma hanno più difficoltà a rinnovarsi sul pubblico dei ragazzi. E io, che ho lavorato tanti anni anche con i videogiochi, so quanto invece sia importante avere un contatto diretto con i ragazzi e con le nuove generazioni. E poi mi sono accorto che io andavo a parlare spesso di resistenza al cambiamento, e quello che resisteva più al cambiamento alla fine ero io, perché ero un po' spaventato da non sapere utilizzare bene questi strumenti. Quindi sono andato da degli esperti, mi sono costruito una squadra che è molto brava e molto giovane. Io lavoro con dei ragazzi su YouTube, su Instagram, che hanno dai 20 ai 25 anni, più diciamo una persona che mi segue un po' più senior, e quindi conoscono bene il mezzo, mi hanno insegnato un po' a utilizzare il mezzo, e quindi ho imparato qualcosa di nuovo, che per me è fondamentale. Ho trovato un canale di assoluta libertà di espressione, come peraltro ero abituato a fare, perché in Sky c'è assoluta libertà, e ho ritrovato molto contatto con le generazioni più giovani. E questo mi ha dato un grande arricchimento e sono molto felice di averlo fatto. Tu, quando fai questi pitch anche nelle scuole, sicuramente ti porti a casa qualcosa. Oggi, a sei nel posto giusto, cosa ti sei portato a casa con questi ragazzi? Mi sono portato a casa la consapevolezza che bisogna parlare con i ragazzi molto. Però parlare, come ho detto a loro, non vuol dire solamente dare loro delle indicazioni. Parlare vuol dire anche ascoltarli. Io ho ascoltato i miei figli, che mi hanno insegnato a crescere su tante cose, per esempio su dei preconcetti culturali che la mia generazione ha e che invece vanno assolutamente scardinati, per il concetto di patriarcato di cui ancora molto si parla e del quale io mi sono reso conto essere prigioniero, anche senza volere, proprio per la radice culturale di un uomo di 56 anni italiano che non può fuggire dall'ambiente nel quale è cresciuto. E quindi ascoltarli vuol dire crescere. Ricordiamocelo, ascoltare i giovani vuol dire crescere. Che loro poi ascoltino noi, un po' più di esperienza è importante, ma loro hanno l'energia per fare le cose. E quindi questo, secondo me, è un messaggio che andrebbe più percepito nel nostro paese. E proprio attraverso la scuola può essere trasmesso in maniera più diretta. I ragazzi spesso sono abbagliati, anche in alcuni casi con i social, da un bel mondo e guadagnare velocemente, ma ci vuole sacrificio. Tu non sei diventato Fabio Caressa in una settimana. Ecco, questo forse è un messaggio che andrebbe un po' reiterato. Come li hai ascoltati, come li hai sentiti oggi i ragazzi? Ne hanno consapevolezza, secondo te, dell'impegno che serve per arrivare a raggiungere obiettivi importanti? Allora, io credo che l'errore che viene proposto loro in questo periodo storico è che c'è una tendenza a far sembrare tutto facile, cioè c'è la tendenza a pensare che basta avere un'idea e questa idea poi è sufficiente per avere successo. La realtà non è questa. Anche nel mondo che loro frequentano più, quello dei social, ci sono 10.000 che ci provano e 2 che ci riescono. Quindi servono le cose che sono sempre servite nella vita e che io ho cercato loro di trasmettere. Una è la preparazione, bisogna essere super preparati, più preparati degli altri per affrontare la realtà e anche per evitare di rifugiarsi dietro la fortuna e la sfortuna. La conoscenza elimina il concetto di fortuna e sfortuna, o perlomeno lo limita, ma non lo dicevo io, lo dicono i grandi classici, homo faber fortune sue. E poi oltre a questo, credo che siano un po' meno consapevoli forse del fatto che nell'epoca moderna la comunicazione, una comunicazione corretta, una comunicazione anche gentile, secondo me, perché vedo comunicazioni arroganti che secondo me non portano da nessuna parte, può essere uno strumento importante nelle loro mani per riuscire poi a fare le cose che vorranno fare. Si chiude anche questa puntata del Lavoro a 360 gradi. Noi vi aspettiamo puntuali anche la prossima settimana per raccontarvi le novità dedicate al mondo del lavoro. Non mancate!